Spettacolo, divertimento e tanta musica sono questi gli ingredienti della festa degli auguri riservata ai soci della BCC Ravennate Forlivese e Imolese, che si è svolta anche quest'anno nell'elegante cornice del Teatro Diego Fabbri a Forlì. Presidente, quali sono gli ingredienti che contraddistinguono l'occasione di questa sera, la festività 2019 organizzata dalla BCC? Beh, è la festa dei soci, è la festa, diciamo, delle scuole di musica, è un momento che Forlì è sempre stato un momento caratteristico di festa e abbiamo continuato a farlo, non si fa più alla fiera, si fa qui perché il teatro si presta di più e quindi è qualcosa, diciamo, che caratterizza la realtà forlivese e che noi cerchiamo di portare avanti perché mi sembra una bella esperienza. Attraverso un concorso canoro i giovani si cimenteranno sul palco, si sfideranno e si metteranno in gioco. Quale messaggio a loro da rivolgere? Intanto l'obiettivo nostro è che non sia solo il territorio di Forlì coinvolto, no? Pian piano cerchiamo di far sì che le scuole di musica dell'area dove operiamo, no? Che sia Ravenna, Faenza, che sia Lugo, in qualche modo partecipino a questa competizione che diventa ancora più bella, ancora più interessante. Ecco. E il messaggio è quello che la banca del territorio cerca, nel limite del possibile, di aiutare e di accompagnare questi giovani che hanno talento, no? Perché possono in qualche modo competere e continuare la loro esperienza. Spero che qualcuno magari faccia anche qualche passo in più, ecco, però accontentiamoci per adesso. E protagonisti di questa serata anche i soci, a loro invece un messaggio? I soci, un messaggio, direi che c'è stata una risposta positiva. Dopo la crisi, no? C'era molta paura perché mettere assieme due banche, realtà diverse, no? Ecco, invece direi che la risposta è stata positiva, c'è stata una bella adesione di soci, più di 1000 soci, 1200 soci in questo anno e mezzo, e quindi direi che questo è un segnale positivo, c'è un segnale positivo da parte della clientela. E quindi difendiamo la banca locale, è il nostro patrimonio. Il messaggio è questo: difendiamo la banca locale, che è il nostro patrimonio del territorio, che dobbiamo cercare di tutelare e di portare avanti. Questa festa degli auguri nasce con Banca di Forlì, dopo la fusione si è voluto mantenere questo appuntamento allargandola a tutta la banca, e ci fa molto piacere perché è una cosa comunque importante e bella poter incontrare i soci e farci gli auguri tutti assieme. Vicepresidente, le chiedo gentilmente di illustrare l'andamento relativo all'esercizio 2019 della BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese. Beh, diciamo che l'esercizio non è ancora terminato, quindi possiamo fare delle previsioni di come si chiuderà. Posso dire che i dati di cui siamo in possesso anche a settembre-ottobre sono comunque in linea con il budget, quindi fanno prevedere che l'anno si chiuda secondo le previsioni. Quindi speriamo e dovremo chiudere un buon anno. E per il 2020 quali gli obiettivi da voi prefissati? Beh, diciamo, gli obiettivi sono, direi, ambiziosi, che comunque l'intenzione è quella di continuare a crescere e soprattutto a lavorare con soci e con clienti. Diciamo che la situazione contingente non è delle migliori, è molto impegnativa, però la scommessa è quella di continuare a svolgere il ruolo di banca del territorio a fianco dei nostri soci di tutto il territorio. Quella di questa sera è una serata riservata ai soci della vostra banca, ma quali sono i privilegi a loro riservati? Beh, diciamo che noi come banca dobbiamo lavorare prevalentemente con i soci, quindi a loro riserviamo delle condizioni, diciamo, non dico privilegiate, però migliori per quanto riguarda l'operatività con la banca, e in più la possibilità anche di usufruire di bonus per visite mediche o comunque per altre attività. Offriamo un pacchetto abbastanza vasto di attività alle quali possono scegliere quelle più congeniali a giovani, persone meno giovani, spettacoli, altre attività del genere. Direttore, la BCC in occasione delle festività 2019 sostiene un importante progetto solidale. Sì, questo diciamo che fa parte della nostra missione. La nostra missione prevede il sostegno economico dei territori, ma prevede anche, ed è scritto proprio nello statuto, nell'articolo 2 dello statuto, il sostegno dal punto di vista solidale dei territori. Quello che per noi è importante è sostenere le fasce più deboli, e parliamo chiaramente di giovani, anziani e chi ha dei problemi di salute. Quindi
Questo ci coinvolge sia come BCC, come sostegno dal punto di vista economico, ma ci coinvolge anche come dipendenti, perché il CRAL ha aderito a parecchie iniziative e si adoperano come volontari in diverse di queste iniziative proprio a favore di questo sostegno di, diciamo, parte del territorio che soffre di più. Direttore, lei ha parlato di territorio. Quale progetto concreto da voi portato avanti e che porterete avanti anche nel 2020? La Cassa Rurale, le banche di credito cooperativo nascono essenzialmente come banche di un territorio. È chiaro che con l'evolvere dei tempi sono cresciute le dimensioni, la nostra in particolare, ma manteniamo questa vicinanza con un sistema d'aree territoriali, quindi ogni area territoriale ha un suo capo area e ha un comitato locale che si occupa di fare da raccordo fra i soci, il territorio e il Consiglio d'amministrazione, quindi raccoglie le esigenze di quel territorio e cerca di soddisfarle chiaramente con i mezzi a disposizione che non sono illimitati ma dipendono anche dall'andamento della banca, che fortunatamente in questi anni è stato molto positivo. Sosteniamo due fondazioni importantissime che sono la Fondazione delle Fabbriche e la Fondazione Multifor che opera proprio qui su Forlì. Poi in realtà il sostegno è dato alle attività sportive, che soprattutto quelle che si interessano ai giovani, che li educano allo sport e a stare insieme, a sviluppare anche un senso civico nell'attività sportiva. Infine anche serate come questa, diciamo che diventa un talento artistico che viene mostrato e che diventa anche un'occasione per i soci per stare insieme e per divertirsi. Credo che sarà, diciamo, il leitmotiv di questa sera. Maestro, quali le conferme e le novità del concorso Canoro Giovani Noti giunto quest'anno alla sua 8ª edizione? La cosa bella, appunto, è che siamo arrivati all'8ª edizione in un aumento sempre delle forze, le forze che si aggregano a noi, partendo all'inizio con un'orchestra di 11 elementi che erano gli insegnanti delle varie scuole. Sono aumentate le scuole e le scuole hanno anche quindi contribuito, oltre a segnalare le cantanti o i cantanti partecipanti, elementi d'orchestra che, dicevo, appunto, non hanno possibilità di fare dei concorsi qui in loco se non in RAI, nelle grandi realtà nazionali. Quindi sono grandi esperienze per i ragazzi che vedo ogni volta migliorare, partecipare con grande entusiasmo, quindi è una cosa formativa molto importante per il territorio. Per cui una bella vetrina per i giovani che intendano mettersi alla prova. Posso correggere, più che vetrina è una grande opportunità, perché la vetrina è una vetrina locale indubbiamente e poi i giovani d'oggi la vedono sempre troppo come una vetrina, non deve essere una vetrina, deve essere un'opportunità. Poi diventa una vetrina se il valore aumenta, di conseguenza diventerà una vetrina. Cosa rappresenta tale occasione per la cittadinanza forlivese? Rappresenta la storia di una banca del territorio, per il territorio, una banca che è la banca di Forlì e quindi siamo contenti di poter festeggiare assieme ai soci, assieme a tante persone, una serata così bella in cui, oltre onorare una banca, abbiamo anche tanti giovani che si cimenteranno in una gara a Canore. Quindi fare gli auguri per Natale, bisogna essere solo buoni, e quindi una banca del territorio che anche nei momenti peggiori non si è mai sottratta ad aiutare il territorio, credo sia una bellissima serata. Quindi grazie alla BCC e grazie agli organizzatori di una serata così magica nel periodo natalizio. Sindaco, qual è il suo augurio da rivolgere ai cittadini di Forlì, ma non solo, ai soci della BCC, anche ai giovani presenti questa sera? L'augurio può essere solo uno: serenità, serenità, serenità. Essere contenti di quello che si è, di quello che si può avere e pensare a un futuro che possa rappresentare uno sviluppo per tutte le nostre famiglie, per i nostri giovani. Quindi un Natale di serenità.